Quando parliamo di dati pubblici, arriviamo a quel ragionamento che dicevo prima, cioè il fatto che se sono dati pubblici, sono dati che sono raccolti dalle pubbliche, da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici, che quell'attività non la fanno per loro diletto o per investimento, perché vogliono andare sul mercato e in concorrenza con altre società, con altre entità, ma lo fanno perché hanno come mission istituzionale quella di raccogliere quei dati e quindi si pone il problema, non da poco, della esistenza o meno dell'investimento rilevante e quindi di conseguenza dell'esistenza o meno di un diritto su quei dati, di un diritto sui generis. Da un po' di tempo l'Unione Europea sta dando indicazioni, sta tracciando la strada nella direzione del open data, della libera condivisione della cosiddetta Public Sector Information, PSI. Quando vedete, se le vedete abbreviato direttiva PSI, vuol dire direttiva sulla Public Sector Information, cioè le informazioni del settore pubblico. Che vedete si sono susseguite dal 2003 in poi e una è recente perché in realtà scade in questi giorni la classica tempo, i 2 anni che servono per il recepimento. Il legislatore italiano, come sempre, arriva tardi. Non so se avete notato, stiamo aspettando ancora, scadeva il 7 di giugno la data per recepire la direttiva copyright e non abbiamo ancora visto nulla, non abbiamo ancora visto il decreto quello definitivo, quindi vabbè, è così. Però vedete, dal 2003 c'è stata un'escalation verso l'openness, verso l'apertura, cioè riutilizzo prima, la prima era riutilizzo informazioni del settore pubblico e il principio generale era che le varie pubbliche amministrazioni dovessero il più possibile scambiarsi i dati tra loro evitando che altre pubbliche amministrazioni facessero, investissero e spendessero dei soldi per raccogliere dei dati che le loro omologhe avessero già raccolto. Poi c'è stata la direttiva specifica sui dati geografici spaziali, la cosiddetta direttiva Inspire, che è anche un ente, un'agenzia. Direttiva 2013, 2013-37 è sostanzialmente una versione 2, una versione aggiornata della direttiva del 2003 e poi c'è stata la vera direttiva Open Data che ha detto chiaramente che i dati non solo devono essere scambiati tra pubbliche amministrazioni, ma devono essere rilasciati liberi anche per i cittadini e anche per le aziende. Apertura dei dati e riutilizzo, cioè vedete che ha lo stesso titolo ma ci ha messo di fronte apertura dei dati. E riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, cioè le pubbliche amministrazioni devono rilasciare i dati open senza restrizioni, anche per usi commerciali, senza preoccuparsi dell'eventuale nascita di attività economiche su quei dati. Io quando parlo nei convegni, nei vari dibattiti in cui c'è qualche dirigente di pubblica amministrazione che viene da una cultura un po', diciamo, retrograda, un po' burocratese, la loro osservazione, la loro critica principale è: ma se poi qualcuno ci guadagna, punto di domanda, cioè il dirigente della pubblica amministrazione si sente in concorrenza con la startup che vuole fare l'applicazione per gli orari degli autobus, che è una cosa bizzarra, perché non è in concorrenza, perché fanno due lavori diversi, una appunto è una pubblica amministrazione, quindi risponde ad un'esigenza, ad una mission istituzionale datale dall'ordinamento giuridico. E l'altra è un'attività di impresa fatta magari sul territorio, magari da una piccola realtà che poi paga le tasse lì. E quindi boh, c'è questo atteggiamento che è conservatore, per cui la pubblica amministrazione teme che poi qualcuno ci guadagni sui suoi dati. E io ogni volta dico: beh, se qualcuno ci guadagna vuol dire che è molto bravo. No, cioè, se qualcuno riesce a guadagnare su dei dati che sono a disposizione di tutti, che quindi chiunque altro può prendere e farci applicazioni. Vuol dire che quello che ci ha fatto quella prima applicazione vuol dire che è stato il più bravo, è stato quello che ha colto il momento, che ha fatto una cosa che funziona meglio delle altre. E non capisco questo come possa disturbare e come dire, creare un danno alla pubblica amministrazione. Qualche genio anni fa aveva sollevato il problema del danno erariale e lì fu, mi ricordo, la follia. Comunque, anche lì si entra in un campo che è più dal diritto amministrativo e diritto, diciamo, fiscale, che non mi compete, tributario. Per promuovere il riuso dei dati pubblici, cosa potrebbe fare il legislatore? Punto primo, che secondo me è la soluzione migliore, potrebbe ampliare il pubblico dominio e stabilire che tutti i dati della PA sono liberi, sono di libero utilizzo senza condizioni. Noi abbiamo un articolo nella nostra legge sul diritto d'autore, che è l'articolo 5, che dice, ve lo cito a memoria, che i testi degli atti ufficiali della pubblica amministrazione e dello Stato sono fuori dal diritto d'autore, dall'ambito d'applicazione della legge 633.
Sembra un liberi tutti, ma non lo è, perché la norma dice i testi degli atti ufficiali, quindi innanzitutto parla solo di testi e non si capisce bene se si possa ampliare questo concetto anche ai dati, anche alle immagini. No, l'interpretazione è sempre stata molto restrittiva, quindi si parla solo di testi. Quindi la sentenza sì, la delibera del sindaco sì, ma il piano regolatore, boh, ok, il dataset con gli orari non lo so, perché non è un testo. E poi atto ufficiale, quindi è in pubblico dominio solo l'atto ufficiale. Tutto ciò che viene esposto non come atto ufficiale, ma solo per scelta libera della pubblica amministrazione, non si capisce bene in che status ricade. Basterebbe aggiungere due righe a quell'articolo 5 e dire che dati e documenti della pubblica amministrazione ricadono automaticamente in pubblico dominio. Non l'hanno mai voluto fare, nonostante glielo si stia ripetendo da anni. Altra cosa potrebbe fare il legislatore, potrebbe fare una legge che obbliga le pubbliche amministrazioni a rilasciare i dati con licenza open, cioè una legge che dice che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute, visto che c'è la direttiva, quella del 2019 ormai in vigore, sono obbligate a mettere fuori i loro dati e applicarvi una licenza Creative Commons Attribution, punto, Attribution Share Alike al massimo. Dirlo per legge, in modo tale che le pubbliche amministrazioni sono obbligate. Nemmeno questo è stato fatto e allora siamo passati al punto 3. Incentivare le pubbliche amministrazioni a rilasciare i dati con licenza open, penalizzando quelle che non lo fanno. Cioè, in realtà nemmeno tanto questo è stato fatto, perché io di penalizzazioni non ne ho viste molte. Nel senso, sì, c'è un difensore civico, c'è l'AGID, ci sono l'ANAC, cioè soggetti che ogni tanto vigilano se qualcuno lo mette fuori i dati, gli mandano a me dicendo: scusi, però se non vi disturba molto, potete per favore mettere fuori il dataset che i cittadini ne hanno bisogno? E l'accrocchio di cui vi parlavo prima fu il famoso open by default del 2012. Cioè l'open by default è un principio che è stato inserito, voi direte dove? Nella legge sul diritto d'autore? No, l'hanno inserito nel codice dell'amministrazione digitale, nel cosiddetto CAD. Perché? Per questioni di, diciamo, competenze politiche, nel senso che questa era una riforma, se così vogliamo chiamarla, voluta dall'allora ministro della funzione pubblica. Era sotto il governo Monti all'epoca, ma non, diciamo, non condivisa dall'all'epoca ministro invece della cultura, che è colui che è competente a mettere le mani sulla legge sul diritto d'autore. E quindi è arrivato a sto accrocchio, per cui la legge sul diritto d'autore è rimasta asettica, non parla di dati pubblici, parla solo di testi e quindi non ne parla. E nel decreto, cosiddetto decreto crescita 2.0, poi diventato legge 221 del 2012, si trovò questo escamotage per sfruttare in positivo l'inerzia della PA. Cioè le PA, le pubbliche amministrazioni, non applicavano le licenze creative, non applicavano le licenze open, nonostante ormai ci fosse un'indicazione generale in quella direzione. Allora cosa ha fatto il legislatore? Ha scritto una norma che dice che sostanzialmente se la PA si dimentica, fra virgolette, di applicare una licenza Creative Commons, una licenza open ai dati, nel momento in cui pubblica i dati, il cittadino può trattarli come se fossero sotto licenza. Voi pensate se bisognava arrivare a sto giro qua barocco. Cioè, l'articolo 52,2 del CAD, accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Questo si intendono è ma magico. Ai sensi dell'articolo 1, cioè rimanda alla definizione di dato di tipo aperto che è contenuta sempre nell'articolo 1 del CAD, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguarda i dati personali. Eccolo qua, il punto di contatto tra open data pubblici e dati coperti da privacy. È chiaro che se il dato contiene invece, non so, l'elenco dei bambini che hanno avuto l'agevolazione perché per questioni reddituali non possono avere la mensa, accesso alla mensa, cioè questo, cose del genere, è chiaro che lì quel dato non va messo fuori, o quantomeno va messo fuori con le cautele tipiche volute dal GDPR, con l'oscurare alcuni passaggi, alcune parti del dato. Però quella che mi fa specie è questo si intendono rilasciati con, cioè il legislatore che ha tutto il potere di dire una cosa netta e dire: i dati sono già così, lui invece fa il giro del si intendono in quei casi in cui le amministrazioni pubblicano ma non mettono la licenza. Ok, quindi i dati e i documenti che vengono pubblicati ma non c'è, ma senza l'applicazione della licenza, allora possono essere trattati come se fossero dati di tipo aperto. Quindi come se una licenza ci fosse.
Passaggio ulteriore, sono arrivate poi negli anni successivi le cosiddette linee guida dell'AGID sugli open data, che ha un capitolo, hanno un documento che ha un capitolo 8, che ha chiaramente dedicato, specificamente dedicato alle licenze, in cui si legge finalmente una cosa un po' più netta. Si vuole qui ribadire l'importanza di associare ai dati pubblici una licenza aperta che consenta di rispettare i requisiti di interoperabilità anche transfrontaliera e massimo riutilizzo dei dati. Interoperabilità è una parola un po' impropria, nel senso che interoperabilità è una questione tecnologica. Le licenze tra di loro non sono interoperabili. Nel senso che, vabbè, sono compatibili, però vabbè, è una finezza lessicale. Però anche transfrontaliera, cosa vuol dire? Che bisogna usare il più possibile licenze note a livello internazionale e non note solo entro i confini nazionali. Questa è una tirata d'orecchio a quelle che avevano fatto la IODL, no? Non dico i nomi e i cognomi, però avevano scritto una licenza che era scritta in italiano, molto italiana come concetti, con dei buchi su alcuni passaggi, che ovviamente poi un francese, un tedesco, un austriaco non riconosceva perché era una licenza solo italiana. E quindi il più possibile bisogna usare licenze che siano note. E quindi, visto che ci sono le Creative Commons e funzionano bene, non si capisce perché non usare quelle. E quindi, in un'ottica di massimo riutilizzo dei dati. La mancata indicazione della licenza, e con questo proprio chiudo. La mancata indicazione della licenza implica che i dati siano pubblicati secondo i termini stabiliti dalla licenza CC BY, quindi la licenza più semplice delle sei, okay? Quella più libera, ossia con il solo obbligo di citare la fonte. L'attribuzione della fonte può essere fatta in maniera semplice indicando il nome dell'organizzazione unitamente all'URL della pagina web dove si trovano i dati contenuti da licenziare. In generale si consiglia l'utilizzo della CC BY nella sua versione 4.0 per i motivi che vi ho detto prima. La 4.0 è quella che diciamo, licenzia correttamente il diritto sui generis. Ok? Quindi una cosa che il legislatore poteva dire in tre righe in un articolo di legge, guardate a chi l'ha fatto un comma nel CAD che però lascia in sospeso ancora, non si capisce bene a che licenza fa riferimento, e poi lascia che le linee guida, che come sapete voi da giuristi non sono norme giuridiche vere e proprie, ma sono indicazioni, sono soft law. Quindi sono più modificabili più facilmente. Vabbè, questa è la situazione che abbiamo oggi. E ciò nonostante, ancora tante pubbliche amministrazioni o le licenze non le mettono, oppure hanno delle licenze vecchissime, hanno delle Creative Commons 2.5, che quindi sono licenze che risalgono al 2007-2008. E ripeto, andate a cercare un po' tutta la storia dei dati relativi all'epidemia Covid e vedete che ancora il dibattito è aperto. Spero che appunto cioè, che vi abbia innescato un po' di riflessioni, diciamo. Io spero che abbiate voglia di approfondire, ecco. Cioè, le cose da dire, da leggere e da dire sarebbero ancora tante. Ripeto, per chi vuole guardarsi il libro le trova tutte lì. Sicuramente i docenti che parleranno di Open Data fra una settimana o due, adesso non mi ricordo, andranno oltre quello che ho detto io. Però ecco, questo era l'approccio tipico di un giurista che viene dal mondo della proprietà intellettuale. Se avete piacere di seguirmi, adesso vi lascio questi link, vi lascio anche in chat, così li vedete. E le slide sono sotto licenza Creative Commons Attribution Share Alike, che è, diciamo, una delle più libere.